Ciao ragazzi, la serie di esperimenti di oggi si chiamerà Scherzare col fuoco. Tra ampolle di acqua azzurra, bottiglie che si schiacciano con il ghiaccio, girandole rotanti, oggi vedremo alcuni dei sorprendenti effetti del fuoco, il terzo degli elementi degli antichi, sull'acqua e sull'aria. Prepariamo un primo esperimento riciclando la stagnola di una confezione di yogurt per ottenere una girandola. La buchiamo e ci facciamo passare un filo. Attacchiamo il filo a un bastoncino e accendiamo la candela destinata a fornire l'energia termica. Dimostriamo così che l'aria scaldandosi si dilata, diventa più leggera e sale, mettendo in rotazione la girandola. È una trasformazione di energia termica in energia cinetica, cioè di movimento. L'aria, una volta salita, si raffredda, si contrae, si appesantisce e torna a scendere, dando vita a una cella convettiva. Le celle convettive sono ben conosciute dai meteorologi. In questo caso, invece della candela come fonte di calore, abbiamo il sole. La stessa cosa si può dimostrare mettendo un palloncino al collo di una bottiglia di vetro. Si mette la bottiglia in una pentola che contiene acqua. Il fornello scalda l'acqua e di conseguenza l'aria della bottiglia. L'aria si dilata e sale a gonfiare il palloncino. Se il pallone fosse sufficientemente grande, riempito di aria calda e leggera, volerebbe via insieme alla bottiglia. Avremmo realizzato una mongolfiera. Se raffreddiamo la bottiglia, l'aria si contrae e diminuisce il suo volume, sgonfiando il palloncino. Mettendo la bottiglia ormai fredda in freezer, la pressione esterna riesce addirittura a spingere il palloncino nella bottiglia. Con questa terza esperienza vogliamo verificare come il calore modifica la pressione. Operiamo questa volta a volume costante usando una bottiglietta di plastica col tappo. Tritiamo un po' di ghiaccio e poi lo introduciamo nella bottiglietta. La temperatura interna diminuisce e per una legge fisica dei gas fa diminuire anche la pressione dentro la bottiglietta. Bastano pochi istanti e la bottiglietta inizia a scricchiolare, venendo schiacciata e deformata dalla pressione atmosferica esterna. Infine ci occupiamo dell'acqua. Anche i liquidi, essendo dei fluidi, si comportano come gli aeriformi. Prepariamo acqua colorata per vedere meglio quel che succede e riempiamo fino a un certo punto una bottiglia. La mettiamo in pentola riempita d'acqua e scaldiamo. Ecco che il livello comincia a salire lungo il collo. Appositamente abbiamo usato una bottiglia con un lungo collo e un'ampia capienza. Il calore fa dilatare l'acqua, che è obbligata a dilatarsi soprattutto in altezza, essendo piccolo il diametro del collo. Se facessimo l'esperimento in una pentola ci accorgeremmo meno della salita dell'acqua, perché a parità di volume dilatato l'acqua si espanderebbe anche in larghezza. D'altra parte, la gran capienza della pancia della bottiglia esalta la dilatazione. Alla fine il collo della bottiglia l'abbiamo trasformato in un termometro d'acqua.